Tra i premiati dell'undicesima edizione del premio Riviera Domizia abbiamo il professor Noschese, presidente dell'IDMA. Benvenuto. Grazie per l'invito. L'IDMA è un acronimo di International Disaster Medicine Association, è un'associazione che ha l'obiettivo di formare i soccorritori, vale a dire coloro i quali intervengono in caso di disastro. I disastri, ricordiamo, possono essere di diversa origine, di origine naturale o causati dall'uomo. Ci sono anche i disastri misti, di cui Ischia recentemente ne è stata una testimonianza, in quanto ha un'olografia già carente di per sé. C'è stata l'incuria di chi ha costruito in aree dove sarebbe stato preferibile non costruire nulla, e quindi da tutto questo ne è venuto fuori un disastro di cui tutti noi siamo stati testimoni. Lei è intervenuto in varie operazioni. Qual è l'operazione che le è rimasta più profondamente nel cuore, che ha segnato un poco anche la sua attività? Di operazioni veramente ne ho verificate tante in vita mia. Probabilmente in Afghanistan abbiamo avuto un bel da fare nell'immediato ingresso degli americani a Kabul. Ci siamo trovati a gestire veramente delle situazioni molto ma molto particolari, anche perché il supporto sanitario era relativo, per cui abbiamo dovuto superare, oltre che le difficoltà logistiche, abbiamo dovuto anche affrontare i rischi connessi al trovarci in un territorio particolarmente impervio e dove c'era un'oggettiva pericolosità per il momento storico che stavamo vivendo. La nostra protezione civile è addestrata, ma per nascere un'organizzazione come la sua vuol dire che ci vuole anche una specializzazione in più. Sì, sicuramente la protezione civile, insieme ai vigili del fuoco, insieme alla polizia, alle forze armate, agli ingegneri logistici, gli ingegneri infrastrutturali, personale addetto alla verifica e alla bonifica di acqua del territorio a seguito di disastri, sono tutti quanti molto ma molto ben attrezzati. Però questo neanche basta, perché noi vediamo che ogni volta che ci troviamo a dover intervenire in caso di disastro c'è sempre qualcosa che va a rilento. Allora a questo punto dovremmo cercare di iniziare a formare anche la popolazione, quello che avviene già altrove, ad esempio in Israele, dove sono tutti quanti human intelligence, vale a dire riescono a occupare più ruoli, tra i quali anche quello del soccorritore. Allora, conferimento onorificenza istituzionale al professor Giuseppe Noschese. Una vita tutta di corsa, 3 lauree magistrali, medicina e chirurgia, economia e commercio, scienze politiche, comandi professionali in ambito civile e militare in Italia e all'estero, ex Jugoslavia, Brasile, Stati Uniti. Ha partecipato in qualità di esperto a sessioni sulla prevenzione della proliferazione di armi di distruzione di massa presso le Nazioni Unite e Ginevra, collaboratore con istituzioni dell'Osservatorio Cooperazione e Sicurezza nel Mediterraneo, presidente dell'International Disaster Medicine Association e consigliere scientifico della Marina Militare Italiana, organizzatore di eventi formativi in ambito civile e militare sulla prevenzione di disastri naturali o causati dall'uomo. Già direttore dell'unità operativa Trauma Center dell'ospedale Cardarelli di Napoli e attualmente responsabile della start-up del Trauma Center ad alta specializzazione dell'ospedale del mare, attività di cooperazione internazionale in Afghanistan, Arabia Saudita, Argentina, Cina, Cipro, Danimarca, Ecuador, India. È un maratoneta incallito, con migliaia di chilometri percorsi in tutto il mondo. I rappresentanti istituzionali e l'associazione orgogliosi per il prestigio che dà la Riviera Domizia
alla Campania e all'Italia, gli conferiscono il trofeo Venere su Nessana. Noi siamo ciò che lasciamo nel cuore degli altri. Ma adesso mi sfugge di mano, tra un attimo. Sì, professore, un attimo. Grazie.